With great pleasure that I invite Chiara Basile to the stage. It's a session that, as mentioned at the beginning of the conference, is not only devoted to the students, but the students self-organized and decided what to do with this plenary time with you. I told you at the beginning that you were surrounded already by the presence of the students in those pictures, and now you will hear more about what are those pictures on the lateral walls of the hall. So I will just retreat in the first row and leave the word to Chiara Basile as a chair of the session. Thank you. Thank you very much. We are very glad to be here. And as probably has been said during the session, the different sessions of this very important to me meeting, we are really very glad that the focus of the discussion has been pointed not just on themes of education, not just themes of organization of the administration sites, but even on students and on students' perception of university and of life in university. First of all, I'd like to introduce the people that are here with me. Well, first, Simone Spedicato, which is the winner of the of Fotogridando contest, whose photo you can see here in the Aula Magna. Alessandro Martella, which is the president of the association Bordergate that we are going to talk about during this session, and here close to me, Matteo Marcato, which is one of the executive members of UDU, which stands for Unione degli Universitari, Union of University Students, which is the union that I belong to and through which we work in university, trying to focus on students' themes, on students' rights, on students' perception and well-being in such a place. Well, first of all, I'd like to start from the theme of this day, which is the dichotomy in between virtual and physical spaces. Probably we are now recognized as students or basically students as digital natives. To me, this is not the exact definition because we are now in an area that recognizes us as digital natives, but I would rather say that we belong to a transitional moment as we are here and we have to cope with, to deal with a structure of the university that is mainly focused on another idea of teaching, so to deal with the fact that the tools are not always taught and transferred through a digital way. So at the same time, students are digital natives, but the main body of professors is not. And another thing is that university themselves are in a deep change at the moment. So for university to cope with this detachment in between knowledge, how knowledge is transferred and how knowledge is received by people is not a detachment that can any longer last, in my opinion. So what we have always been trying to do as students is to stimulate other students, so students that participate to university life in a going through this dichotomy, our purpose is, as I was saying, stimulate students that so are often trapped into, well,
their learning path and their learning dynamics, and the fact that they are so complex themselves that there's not really the time to focus on how they should be structured and how they could be done better. We just would like to stimulate them to think on what could be done and on what university, starting from their point of view and starting from the perception they have, even a very naive perception, because often there's not the time to extract it from in a proper way. Well, to accumulate, to design the future university, actually the present university, and so on. So the first point in that is that the idea that students are just passengers in this structure that somehow learn and give something to the university, and giving this sharing is probably the most interactive issue that the social dimension of university has. And the second trouble, in my opinion, is that students don't really make decisions. Actually, they don't have the knowledge, and they don't have achieved yet the chance to do it and the right to do it. But they are here learning how to design, how to plan, how to how to think of the social and the future life. So I deeply think that the key things that they just perceive by living in such a state, even if it's just not analytic key theme, is very important. And our trial to use this tool, this point, have been during those years some contest that we have proposed to students, and one of them is fotogridando, that I would translate with photo screaming or something like that, in which we ask the student to scream through a tool such as photography, which is a tool that is both professional but can be used in a very popular way, to scream what they thought to be the inefficiency and the gap of contents in university, and for this I might leave the word to Matteo, which has followed the contest in a specific way, and so that he might create a discussion with the winner of that contest. So, please, thank you. I might give you the... Ok. Grazie. Benvenuti a tutti, grazie per questo spazio. Io vi presenterò più o meno quello che è stata l'esperienza di questo concorso. Ringrazio Chiara per l'introduzione. Sostanzialmente, appunto, vi ha già parlato di quelli che sono stati i nostri obiettivi, i nostri punti di partenza. Volevamo appunto che un maggior coinvolgimento da parte degli studenti. Noi come rappresentanti degli studenti siamo spesso impegnati in raccogliere firme piuttosto che organizzare assemblee, però ci rendiamo conto che questo è uno strumento non sempre totalmente coinvolgente per gli studenti. C'è dietro un grande lavoro che è calato dall'alto, nel senso che siamo noi che per primi dobbiamo
riuscire a coinvolgere gli studenti, e questo è molto dispendioso. Così abbiamo pensato di dare la parola direttamente a loro, indicandogli soltanto qual era il media che avrebbero potuto utilizzare. Abbiamo pensato appunto che la fotografia fosse lo strumento più semplice, più diretto. C'è chi lo fa in modo professionale, ma in maniera molto più dilettantistica. Appunto, tutti noi ormai abbiamo una macchinetta digitale con cui ci divertiamo a immortalare i nostri momenti delle vacanze o di quant'altro. Quindi a pensare a questo concorso, appunto, siamo partiti veramente, proprio come ha detto prima Chiara, dal nome. Foto gridando ci sembrava molto, molto indicato come titolo, riuscire a dar voce agli studenti, ma dar voce in modo di tramite immagini, tramite fotografie. Nella società di oggi sappiamo tutti quanto è importante la comunicazione visiva, l'aspetto visivo impattante delle immagini. Queste che stanno scorrendo appunto sono quelle che vedete anche qui appese, sono le immagini che ci sono arrivate dopo una primissima selezione di scrematura tramite Flickr. Ed è questo importantissimo, è stato appunto l'utilizzo di Flickr, che come sappiamo tutti è un social network che si basa sulla condivisione di foto e di commenti sulle foto. Ed è stato secondo noi la chiave di volta di questo concorso. All'inizio eravamo un po' spaventati nell'offrire agli studenti questo canale, questo concorso, perché non avevamo esperienza di come riuscire a coinvolgerli. E ci siamo resi conto che il web ormai per la nostra generazione è un elemento imprescindibile del nostro studio e della nostra vita. E utilizzare un canale già esistente, nel senso di non andare a creare una piattaforma in aggiunta al nostro sito, o creare un qualcosa di distaccato, oltre a non essere sostenibile dal punto di vista gestione, perché veniva una cosa molto elaborata, ci siamo affidati a uno strumento come Flickr, che ci ha veramente potenziato, ha dato un valore aggiuntivo al nostro concorso, perché oltre alla presentazione delle foto queste possono essere commentate e quindi si è creato un dibattito assolutamente autonomo, dove noi abbiamo presentato il concorso, noi abbiamo lasciato la parola agli studenti, erano loro che commentavano ed erano loro che caricavano le foto su questo social network. Da questa partenza appunto abbiamo avuto oltre 200 richieste di iscrizione. Quelle che vedete qua sono appunto alcune delle foto che la giuria ha ritenuto essere quelle migliori di quelle che sono arrivate. Il nostro anche dubbio iniziale era quello che con un tema del genere, cioè cercare di andare a indicare le inefficienze del sistema universitario, ci si sarebbe soffermati semplicemente su aspetti logistici, mi piove in aula, piuttosto che ci sono dei lavori che sono perenni in questa zona dell'università. Invece ci siamo resi conto, e dopo chiacchiereremo con il vincitore, che ci sono arrivate molte foto che trattano di temi più profondi, partendo da aspetti molto, molto tangibili, come un'aula rotta, un bagno rotto e questo. Ne approfitto per mostrarvi anche quello che è la nostra intenzione di continuare con Foto Gridando, nel senso, partendo da questa esperienza non ci vogliamo soffermare qui. Foto Gridando è stato per la prima parte un concorso fotografico, poi è stato appunto, una volta concluso con questa mostra itinerante, è stato un momento di discussione, di incontro con gli studenti e di presentazione delle nostre proposte. Adesso vogliamo alzare la posta in gioco, vogliamo fare un passo in avanti e proponiamo appunto Uniriversity, che anche qui il gioco di parole è sempre molto importante, nel senso vogliamo ribaltare quelle che sono qui, le inefficienze che si sono riscontrate da Fotogridando, e vogliamo lasciare di nuovo la parola agli studenti affinché ci raccontino quella che è la loro visione dell'università utopica, considerando anche appunto i media digitali con cui si svolge. Qua non sarà soltanto più
un tema legato alle fotografie, ma ci allarghiamo, diamo la possibilità anche dei video, diamo anche la possibilità soprattutto di una prima scrematura di voto popolare, nel senso gli elaborati che ci arriveranno saranno commentati dagli studenti che ci partecipano e i migliori verranno presentati alla giuria, perché prevediamo di allargare anche qui il numero di opere che ci arriveranno. E questo è il nostro passo successivo, realizzato grazie anche al centro Nexa, che ci ha supportato per l'aspetto appunto multimediale. E adesso parlerei con il vincitore di questo concorso, Simone Spedicato, di cui la sua opera la potete vedere qui, la prima a sinistra, e scambiamo due parole con lui. Tanto grazie di essere venuto qui. Appunto, più o meno la tua fotografia che passerà che passerà alle nostre spalle ha colpito la giuria proprio perché è partita da, come ho detto prima, da un'inefficienza oggettiva, nel senso che il corridoio lasciato un po' abbandonato, un po' a se stesso, con la sporcizia che si raccoglieva, però ha colpito il fatto che era stata l'unica fotografia in cui l'elemento caratterizzante non era tanto, o meglio, oltre all'elemento oggettivo di inefficienza del corridoio, mancavano gli studenti. È una delle poche foto, se notate, dove non c'è la presenza dello studente, e quindi è l'unica foto che fa un po' anche autocritica nei nostri confronti. Come diceva prima Chiara, probabilmente gli studenti non hanno gli strumenti per essere coinvolti, di conoscenza, per riuscire a vivere il mondo universitario a 360 gradi, ma allo stesso tempo forse non sono neanche tanto interessati, e quindi ci si ferma qui. Quindi raccontaci un po' come ti è venuta l'idea della fotografia. Grazie. Mi è scattata. Sì, io quando ho letto appunto il tema del concorso mi è sembrata un'ottima opportunità, soprattutto per gli studenti, per fare in modo che anche loro abbiano la possibilità di parlare, quindi di esprimere le loro lamentele in molti casi riguardo appunto delle inefficienze nel sistema universitario. Così appunto non è neanche stato molto semplice riuscire a capire quale inefficienza o deficienza fosse la più grave, la più importante, e anche perché appunto ci sono inefficienze che fanno parte delle infrastrutture, altre che fanno parte di un sistema organizzativo universitario, e comunque fanno parte di ambiti diversi. Non è semplice riuscire a capire quali sono quelli prioritari. E così diciamo ho deciso di soffermarmi sui dettagli, quindi sui dettagli che magari possono esprimere un significato, possono comunicare un messaggio, magari anche lasciare intendere qualcosa. E così mi è tornato in mente appunto questo particolare che avevo notato passeggiando tra i corridoi della mia sede universitaria dove frequento i corsi, e appunto ho deciso di trovare un modo per trattare questa immagine in maniera che fosse il più piatto possibile, quindi facendo sì che l'intera situazione diventi il soggetto, e queste orme che vengono lasciate appunto dal segno degli studenti che a forza di sedersi su queste panchine si appoggiano sul muro, è un segno che si accumula col tempo, si accumula con gli studenti, quindi dà proprio una sensazione di questi corridoi vissuti, esprime anche un po', sì, come diceva Matteo, una sorta anche di autocritica, nel senso che è vero che tante volte comunque questi corridoi vengono utilizzati appunto come momento di pausa, quindi per ristabilire un po', ricreare un attimo, e solo che magari ci sono delle occasioni in cui vengono utilizzate anche solo per diciamo fuggire dalle lezioni quindi sotto questo punto di vista anche un po' un'autocritica nei confronti degli studenti. Diciamo che ho cercato di trattare la fotografia sfruttando il più possibile la simmetria dovuta
a queste sedie, alla parete che c'è dietro, proprio per trattarle in maniera un po' fredda, un po' distaccata. E questo permette, cioè è vero che infatti, come diceva lui, non ci sono presenti gli studenti stessi, infatti l'immagine è un po' fredda, però è proprio quest'ombra, questo segno che loro lasciano, che lascia intendere che gli studenti ci sono stati, sono passati di qui, quindi è un segno che certifica la presenza dei ragazzi. Sì, come dici, appunto è una fotografia fortemente decontestualizzata dal luogo, dalla situazione, appunto, e parla esatto. Soprattutto anche del tempo. Invece qualche, così, brevemente un commento sulle altre opere? Sì, no, infatti poi ho visto piaciute. Che ci sono molte altre fotografie molto interessanti e molte appunto documentano anche altre situazioni di inefficienza, molte appunto infrastrutturali, quindi per esempio le sedie magari un po' posticce, non perfettamente, questo sì, diciamo segnala anche un po' una mancanza di cura nei confronti della manutenzione nelle scuole pubbliche, quindi è comunque una critica, una voglia di esprimere queste lamentele. Bene. Io, sorry, I really thank Simone and Matteo for commenting the contents and the contents of what has been said. I think that a key theme has been touched, that then is what we're here discussing about, which is the theme of spaces. So how to cope with spaces, because spaces are well, people go through spaces, people go from a space to another, but what is left, as we can say the science, is something most part of times untouchable, but that is there. So the point is how to really use those signs that are left and use them in order to understand how university spaces and society spaces in general should be better organized. About this topic, I might make a suggestion, which is the fact that the same thing can be explored in different ways. We chose the one to use a physical topic, so spaces that are already existing in university, so physical spaces mostly, through virtual tools, as Matteo was explaining before. Another way could be the one of starting from a tool, starting from a virtual tool, and get to physical and not solutions. And this is probably the experience of Bordergate, which is a website, a web radio, a web experience that focuses on a lot of themes, a lot of human production, challenging it in a very argumentative way. So I might leave the word to Alessandro if he'd like to explain us what the experience is about. Yeah, hi, I'm Alessandro. I try to speak in English. I hope there's no problem for translation. I'm the president of Bordergate, which is a young association made from students from Politecnico and Università degli Studi. And about 1 year ago, we decided to use our skills, our personal skills and knowledge to improve free arts here in Turin and on the web in general. And at the beginning, we decided to find a way to communicate that another way to produce and
for distribution of art is possible. And we found it in Creative Commons licenses that are free licenses that give you the opportunity to the artist to decide which use the user can do about his work. And we found the best way for communicating this in the radio, the web radio. At the beginning, we had a lot of problems with softwares and transmissions of signal in the web. But then we found that open source was the real opportunity for young people to make without any cost web radio. With this web radio, we wanted to promote free music, music licensed under Creative Commons licenses. And at the beginning, we had difficult to find music. Because on the web we have a lot of free music database, but we had we were not able to find Italian free music. But after 1 year of experience in this web radio, we found that it's possible to license music under Creative Commons. And in Turin, a lot of bands, of young bands, are producing and distributing their music in Creative Commons. After that, we decided that not only music is art, but even photography, movies, or literature. And so we decided to make a contest. Its name is Turin Share Alike Contest. Share Alike from the name of one of the Creative Commons licenses. And we give the opportunity to young writers to take their text from the closet where they left it, and to publish it on the web and give the opportunity to young filmmakers to read it and to find a subject for their short movies starting from this text. We had a lot of text from young writers, mostly from Turin, but even from other cities of Italy. And after that, young filmmakers made their idea of how to adapt this subject, this text, to a subject for a short movie. Now the contest is in progress, in the sense that these filmmakers are working with the writers on the screenplay. I think that this is a real application of what a free distribution and a free use, a free distribution of art can do. I mean, young writers can write, but if they close their work with copyright, no one can, few people can know the existence of this work. Creative Commons licenses are, to me, a great opportunity for promote and diffuse young artists and their works. Concerning this, may I ask you a question? But concerning this last comment that you make,
What do you think about several times that might the reply to the use of Creative Commons licenses is that the material that are shared not at a educational level but to at an artistic level is not as much high quality as copyright ones. I don't agree about this. I see a lot of art licensed under copyright licenses that are not first category. I think that it's not the market that have to decide what is first category, what is second, what is excellence or what is not. Of course, works or artists that release their works under Creative Commons they make their works at home or maybe with a few resources than the great distribution or great production. But I think that it's not this difference as to is not real, because a lot of young artists produce their art in and they choose a copyleft to distribute it or to promote it, and I think that it's better for a young artist to license their works under free licenses, because it's better for him, because he can reach most people than copyright can do. Okay, so mostly, as you it has been said, we like to go through contests. We found one of the easier and more effective way to reach people and to reach students. This is something that. An idea that can be shared or not, but so far we had the perception that is a good path, is a good way. Just to sum up, the idea is really the one of collecting and use the potential that everybody can might just perceive, but that everybody does perceive in order to. Built and design a future university, a next university, and even just a present university that can follow students and people who live the space needs more than ask them to follow how it was built and how it was structured. If there are any topics, any questions, we would be very glad to answer. If not, I really thank everybody to have been here, and I suggest you a nice lunch, a nice break. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now, before the lunch break, a couple of announcements or messages. The first message is that we're going to reconvene directly in the breakout sessions. So go to the breakout session in the same rooms as yesterday, the one that you prefer. And as you see from the program, and you already know from your track leaders, the objective of the breakout sessions today is try to make a synthesis, essentially try to identify two or three takeaway points from the point of view of digital natives, information infrastructure, and spatial infrastructure that you would really like to be remembered as a synthesis of the work during these 3 days in the breakout sessions. And after that, there is going to be the final session, which will start with an overall summary to the panelists. Some of them will come only for the final session, so we will deliver them and to all of you a sort of extreme concise synthesis of what we think are the main points, and then the discussion with them
will continue in a conversational manner during the final session. But then I would like to ask Philippe Perrin for a short announcement regarding a publication initiative about this conference. Good morning. While we were preparing this conference, we contacted the journal Policy Futures in Education. Policy Futures in Education is a Canada and US-based international journal that covers education policy and education in general issues. It's not specialized on information or communication technology matters in education. It's really open to the discussion of anything. But they made us the generous offer of publishing a special issue as a follow-up to this conference. And the idea of a follow-up issue is not that it would take contents from the conference. It is that it would use the conference as a thought-provoking experiment, and we had quite a lot of that this morning, in order to stimulate people to write interesting pieces. So special issue is about 7 papers. There are different formats. Some can be essays, that is short state position statements of 2-3 pages. Others can be more research papers. It's even possible to have interviews if we decide to do so. Juan Carlos de Martin and myself will be the guest editors for the issue. The submission, we are going to publish a call for papers in the coming days while the ideas from this conference are still fresh on your mind and on the mind of all the people who followed it on the streams. It's open to everyone, I think in particular to individual or collective proposal also from students. We hope we will have good submission. You understand that it will be probably very competitive with a small number of papers that will be in the end selected, but I think it's a real great opportunity to make this conference only the starting point for a process that will go further. And for any question or interrogation, you contact Ron Carlos or myself. Okay, enjoy your lunch and see you in the breakout sessions at 2:00.